Che cosa significa per noi impresa? La I significa intraprendenza, la M meritocrazia, la P passione, la R responsabilità, la E ecosostenibilità, la S sacrificio e la audacia. È questo l'acronimo di come fare impresa della EPSPA. Salvatore Esposito è orgoglioso del lavoro portato avanti fino ad ora della società di ristorazione più innovativa di un settore che richiede crescita, continui aggiornamenti e vanta solo successi. Fondata da Pasquale Esposito, gestita assieme al fratello Ciro e ai figli Giuseppe, Salvatore e Giovanna, la EPSPA, che da poco ha spento 40 candeline, conta oggi più di 1200 dipendenti e vanta 30 centri di produzione dislocati in tutto il paese, con sedi operative in Campania, Lombardia, Lazio, Puglia, Sicilia, fino all'estero con Dubai e Cracovia. Una storia di successo che non conosce rivali, quella dell'azienda napoletana, costruita attraverso il sacrificio e l'attenta cura del cliente, sempre soddisfatto e mai trascurato. Alla base c'è tanta passione, tanta voglia e tanta collaborazione dei nostri dipendenti, dirigenti. Nell'EP siamo una squadra di 1200 collaboratori e tutti insieme ragioniamo, tutti insieme collaboriamo e tutti insieme cerchiamo di raggiungere gli obiettivi che la dirigenza si prefigge. Dotata dei più grandi sistemi informatici che siano al passo con i tempi e con le richieste del mercato, la grande società risponde alle esigenze di ospedali, scuole, mense pubbliche e private. Il prodotto non viene selezionato, il prodotto viene studiato, ideato e verificato. E c'è alla base di ogni singolo prodotto un lavoro di preparazione e un lavoro di studio. Nello specifico per i prodotti che abbiamo ideato per la giornata mondiale della gioventù, avevamo il problema del trasporto e il problema del rinvenimento nei luoghi dove si riunivano i giovani. In questo caso quindi abbiamo scelto una produzione del tipo cook and chill, per cui abbiamo scelto di produrre pasti refrigerati, i quali sono stati trasportati a temperature di meno 18 gradi centigradi, sono stati stazionati lì a Cracovia in dei magazzini che abbiamo preso per l'occasione, dove ci sono delle celle che li mantengono a meno 18 gradi, vengono trasferiti sui vari punti di vendita che sono lì nei luoghi dove si riuniscono i giovani e nei punti vendita poi vengono rinvenuti alle temperature ottimali. Si rinnova il design delle strutture, l'organizzazione degli spazi di lavoro, la selezione delle attrezzature e la gestione di servizi con personale qualificato e costantemente formato e aggiornato. Si presenta agli altri non solo per la sua produzione di qualità, ma anche attraverso l'agenzia pubblicitaria che cura rapporti e immagine, la Publi e Rolando di Valerio Rolando. La EPSPA non tralascia proprio nulla. Tutto questo ha permesso infatti che fosse l'unica realtà napoletana scelta tra quelle italiane a fornire pasti per la Giornata Mondiale della Gioventù. Siamo un'unica società italiana ad essere stata prescelta dal comitato organizzatore della Giornata Mondiale della Gioventù per fornire i pasti ai pellegrini che si trovano lì e si troveranno lì nel corso di questa settimana. Abbiamo iniziato questo progetto già 2 anni fa, abbiamo investito in innovazione, in progettualità e abbiamo creato una serie di prodotti che possono essere serviti e conservati a temperatura refrigerata. Il progetto, come dicevo, è iniziato 2 anni fa con un notevole investimento e però poi siamo stati fortunati ad essere stati prescelti. Siamo lì presenti con 2 pietanze, ne avevamo progettate qualcuna in più, ma poi hanno scelto 2 pietanze, sono pasta alla bolognese e pasta a primavera, è una pasta fatta con delle verdure, una pasta all'insalata fatta con verdure. Come è avvenuta questa selezione? Come mai voi siete stati scelti? L'EP già 2 anni fa ha istituito una sua filiale lì in Polonia e quindi abbiamo già da 2 anni un ufficio in Polonia in prospettiva di questo grande evento internazionale che si realizzava. Quindi abbiamo iniziato ad avere i primi contatti con la curia arcivescovile di Cracovia e abbiamo iniziato
iniziato a progettare insieme con loro una serie di possibili attività. Dopodiché abbiamo iniziato a ideare i prodotti e le possibilità di fornitura, e poi abbiamo presentato i nostri prodotti insieme a tante altre aziende internazionali. Tra le aziende italiane, ripeto, siamo stati prescelti noi, e per la qualità e dei nostri prodotti. E di certo questa non è la prima volta che la PSPA aderisce ad eventi di fama mondiale, soddisfando i palati di una buona fetta del pianeta. Già in passato ha servito anche il pranzo a Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e all'attesissimo American's Cup, non dimenticando la sua partecipazione all'Expo di Milano. Prima ancora di fare la filiale in Polonia, abbiamo costruito e costituito un'altra filiale a Dubai, negli Emirati Arabi, e anche lì abbiamo dei centri di produzione abbastanza avanzati, all'avanguardia, e stiamo facendo un bel lavoro anche negli Emirati Arabi. Speriamo di continuare e di andare avanti magari in altre capitali europee. Non si arresta il processo di internazionalizzazione, la EPSPA vola verso gli Emirati Arabi e la Polonia e promette nuove mete, perché quando la squadra funziona non c'è rivale che tenga. I 40 anni di qualità della tradizione culinaria italiana si dirigono verso il futuro e crescono nel mondo.